questa la posso rappresentare su questo schema. Questa è la velocità angolare relativa intesa come 2,1, il cui modulo è pari alla somma dei moduli delle velocità angolari della ruota motrice e della ruota condotta, come abbiamo appena dimostrato. Bene, io posso ora andare a calcolare la velocità di strisciamento ed eventualmente tracciare il diagramma delle velocità di strisciamento. Va bene? Perché l'atto di moto relativo è caratterizzato dal centro di istantanea rotazione P con 0 e dalla propria velocità angolare. Quindi io conosco l'atto di moto. Ok? Bene, il discorso è molto semplice, il valore massimo dello strisciamento naturalmente ce l'ho nel punto più distante da P con 0, che è proprio F1. Quindi qui ho una velocità di strisciamento che è questa. Che è perpendicolare alla congiungente con P con 0. E naturalmente è anche tangente ai profili in M1, giusto? Ok, quindi il diagramma delle velocità di strisciamento è questo, è un diagramma lineare, come ben sappiamo, e qui ho l'altro valore della velocità di strisciamento. Ecco, possiamo eventualmente tratteggiarlo in questo modo. Questo è il diagramma delle velocità di strisciamento e riusciamo a interpretare, è evidente, che i valori massimi delle velocità di strisciamento ce l'ho proprio in M1 e in M2, ma cambiano di segno, ok? Cambiano di segno perché qui stiamo considerando il moto relativo di 2 rispetto a 1, ok? E quindi questo conferma che le creste dei denti sono quelle più soggette ad usura, perché ho il valore massimo della velocità di strisciamento che poi si riduce gradualmente durante il contatto, perché ripeto, il punto di contatto si muove in questa direzione, ha un valore nullo la velocità di strisciamento in P con 0, perché in quell'istante è un contatto di puro arrotolamento, e poi si inverte fino a che si lasciano in M2. Quindi, volendo calcolare il valore massimo della velocità di strisciamento, ok, essendo P0, abbiamo che questa velocità di strisciamento che sto indicando indichiamola così per il momento, la velocità di strisciamento è uguale ad omega 0 P0 M1. Ma che cos'è P0 M1? È lambda A. Quindi questa è uguale, anzi questa lasciamo omega 2 1, abbiamo una omega 2 1 che la posso anche sostituire, ci scrivo omega 2 più omega 1 per lambda A. Quindi la velocità di strisciamento è immediatamente calcolabile dalle velocità angolari e dalla lunghezza del segmento di accesso. Quindi posso calcolare il numero, va bene? Perché lambda A è data da quest'altra relazione che a sua volta dipende dal modulo, dal numero di denti e dall'angolo di pressione. Va bene? Non ci dimentichiamo neanche che tau è uguale a omega 1 su omega 2. E quindi da questa posso anche esplicitare omega 2
è uguale a omega 1 su tau. Quindi insomma posso calcolare questa velocità di strisciamento. Attenzione, questa è quella max. Quella max nella fase di accesso, naturalmente posso calcolare anche quella che corrisponde alla fase di recesso, quindi il valore massimo per la fase di recesso. Quindi questo è lambda R e questo è lambda A. Va bene? Ok. Allora, questo per quanto riguarda le velocità di strisciamento. Noi però vogliamo aggiungere delle altre considerazioni che fanno riferimento agli strisciamenti. E abbiamo detto che lo strisciamento assoluto è uguale alla differenza di questi due aree. Un'altra cosa importante che noi possiamo mettere in evidenza è che il punto di contatto si muove lungo questa retta, che è la linea di ingranamento, con una particolare velocità che è uguale a omega 1 r1 coseno di teta. Perché questo? Conviene fare un altro schemino. Questo è sempre pi con 0, questo è O con 1 e O con 2. Qui abbiamo omega 1 e omega con 2. Nel punto di contatto qui io ho una velocità, siccome ho il contatto di puro rotolamento tra le primitive, perché le primitive sappiamo non sono altro che le traiettorie polari nel moto relativo, quindi il contatto di puro rotolamento, naturalmente. Ma qual è il diagramma della velocità in questo caso? È questo. Ok? Perché ho un contatto di puro rotolamento. Ma questo vettore velocità, questo, altro non è che omega 1 r1, che per il puro rotolamento deve essere uguale a omega 2 r2, giusto? Attenzione, questa è la tangente comune alle primitive in pi con 0. Se ora andiamo a tracciare la linea di ingranamento in questo modo, e questo angolo è teta, io posso individuare la componente di questa velocità omega 1 r1 che è uguale a omega 2 r2 sulla linea di ingranamento. La componente di questa velocità è questa. Ma questo angolo abbiamo detto che è teta, perché questa è la linea di ingranamento, questo angolo è teta, quindi questa componente a quanto è uguale? Questa componente della velocità. E come detto prima, qui ho una velocità V che è uguale a omega 1 R1 coseno di teta, che è anche uguale, naturalmente, a omega 2 R2 per il coseno di teta. Quindi noi abbiamo che il punto di contatto si muove lungo la linea di ingranamento con una velocità che è uguale a omega 1 r1 cos teta, che è anche uguale a omega 2 r2 cos teta.
Quindi ho individuato la velocità con cui si muove il punto di contatto sulla linea di ingranamento. Sono profili coniugati, ok? Quindi devono avere la stessa componente di velocità sulla normale comune. Ma la normale comune è la linea di ingranamento, quindi vedete che ci troviamo, giusto? Cos'è che cambia durante il contatto dei denti? La velocità di strisciamento, che è quella tangente, perché qui è un valore massimo, poi si riduce e va a zero nella fase di accesso. Ma la componente lungo la normale comune è la stessa, perché sono profili coniugati. Non solo il rapporto di trasmissione è costante, quindi questo punto si muove di moto uniforme, perché la componente di quella velocità, che è questa, come vedete, è uguale a zero, perché teta è costante, M1 omega 1 sono costanti, e quindi è costante anche quello. Quindi il moto di avvicinamento del punto di contatto da M1 a B con 0 e proseguendo fino al punto M2 è un moto uniforme, quindi a velocità costante. Bene, allora a questo punto possiamo aggiungere delle ulteriori considerazioni per quanto riguarda appunto. Abbiamo ragionato sulle velocità, ora vogliamo ragionare sugli strisciamenti. Ma gli strisciamenti significa lo spazio rispetto alla velocità. Quindi lo spazio è l'integrale della velocità. Ok? Fino ad ora abbiamo ragionato sulle velocità, vogliamo passare allo spazio. Però come senso fisico allo strisciamento, da primo assoluto e poi allo strisciamento specifico. Ok? Questo è quanto ci stiamo apprestando a fare. Va bene? Allora, noi possiamo dire che la velocità di strisciamento, che la indico con W, sarebbe questa, è la stessa, la velocità di strisciamento è uguale ad una omega relativa, che la indico ora come omega 0, per x. Cioè prendo un punto generico a distanza x da P con 0, quindi per evitare confusione diciamo questa W sarebbe la velocità di strisciamento, la omega 0 e la omega 2 1, ok? Per evitare confusione. Ma ho un diagramma lineare, eccolo qui, e questo è il diagramma della velocità di strisciamento che è lineare. Questo è il valore massimo, ma se io mi metto in un punto generico qui, a distanza x da P con 0, quanto vale la velocità di strisciamento? Sarà omega 2 1, quindi la omega 0 per x, cioè sarebbe questo, giusto? Questa, per capirci, è la doppia V. Ci siete? Quindi sto esprimendo questa relazione, ok? Che è lineare in x, dove x rappresenta la distanza del punto dal centro di istantanea rotazione P con 0. Ok? Sappiamo che il moto avviene, è un moto uniforme, quindi qui noi possiamo andare a scrivere che la x, che rappresenta questo spazio percorso ad una velocità costante, e attenzione, questa, qui lo spazio per il moto uniforme è uguale naturalmente a V per T, giusto? Quindi questo spazio dalla cinematica elementare è uguale a V per T, e ho introdotto il tempo. La velocità abbiamo detto che è questa, di spostamento del punto con moto uniforme. Metto la 1, quindi omega 1, R1 coseno di teta, che è la velocità, per il tempo t. Attenzione, questa è una relazione lineare nello spazio, questa è lineare nel tempo.
Va bene? E noi vogliamo risalire a che cosa? Allo strisciamento, ma lo strisciamento a partire dalla velocità di strisciamento, quindi andando ad integrare questa, perché lo strisciamento è lo spazio associato a questa velocità, va bene? Quindi lo strisciamento è uguale all'integrale tra 0 e t di che cosa? Della W in dt. Ci siete? Questa W è uguale ad una omega 0 integrale tra 0 e t della omega 0 per la x, ma la x è questa che l'ho esplicitata in quest'altro modo, quindi ho omega 1 r1 coseno di teta t in dt. Tutti quei termini, tutti, gran parte di questi termini sono costanti, perché la omega 0 abbiamo visto che è uguale a omega 1 più omega 2, questo è tutto costante, rimane solo t, va bene? Da integrare. Quindi qui cosa otteniamo? Omega 0, omega 1, r1, coseno di teta, attenzione, t quadro diviso 2. Quindi ottengo una funzione di secondo grado del tempo. Va bene? Per quanto riguarda, attenzione, il moto di strisciamento, ecco, quindi fate differenza tra il moto di spostamento del punto di contatto, che è uniforme, rispetto al moto di strisciamento. Sono due cose diverse, collegate ma diverse. Quindi otteniamo qui che questo è quadratico in funzione del tempo, e vale forse la pena di incorniciarlo per il momento. Ma possiamo fare un ulteriore passaggio per quanto riguarda lo strisciamento, perché noi vogliamo ora liberarci del tempo, ok? Ma il tempo lo possiamo andare ad eliminare qui, mediante questa, quindi abbiamo omega 0, omega 1, r1, coseno di teta, diviso 2 per t quadro, ma t è uguale ad x, quindi faccio ricomparire la x, cioè la distanza del punto da fino a 0, diviso, chiaramente questo deve essere elevato al quadrato, diviso questo, cioè omega 1 quadro r1 quadro coseno quadro di teta. Questo va tutto via, e chiaramente vanno via tutti questi quadrati, e questa è la formuletta che otteniamo. Quindi abbiamo ottenuto questa formuletta, che è un mezzo omega 0, che sarebbe la velocità angolare relativa, diviso omega 1 r1 per x quadro diviso il coseno di teta. Questo è uguale a s. Quindi quella di sopra è la relazione dello strisciamento nel tempo, qui abbiamo uno strisciamento nello spazio, perché compare x quadro. Ok? Strisciamento assoluto. Siamo andati ad integrare il moto relativo di strisciamento. Ok? Quindi questi che abbiamo individuato come punti corrispondenti e che hanno messo in evidenza la presenza di uno strisciamento assoluto per la differenza di questi due archi, prende maggiormente corpo mediante questa formula che mi dà il valore dello strisciamento, cioè della differenza di questi archi, in ogni punto, perché ogni punto lungo lambda A ha una coordinata x, quindi per ogni coordinata x io ho un valore dello strisciamento. Andiamo a vedere, se x è uguale a 0, strisciamento è uguale a 0,
va bene? Naturalmente qui ho un certo valore, che è un valore massimo nel momento in cui mi allontano dal punto di contatto. Quindi possiamo eventualmente rappresentare anche graficamente, perché questo in funzione della x non è nient'altro che una parabola. Ci siete? Perché omega 0 è la velocità angolare relativa, e questa omega 1 r1 coseno di teta è l'unica variabile, la x, giusto? Quindi se noi andiamo a considerare questo come un sistema di riferimento x, e qui è come se avessimo una y, come sistema di riferimento centrato in P con 0 e l'asse x lungo la linea di ingranamento, noi possiamo tracciare in contemporanea sia il diagramma delle velocità di strisciamento, che è lineare nello spazio, che sarebbe questo, cosa che abbiamo già fatto, ma possiamo tracciare sempre nello stesso sistema di riferimento anche lo strisciamento assoluto, che invece ha un andamento parabolico. Quindi il diagramma dello strisciamento diventa questo. È una parabola semplice, fortunatamente, che ha il vertice proprio in P con 0, e quindi abbiamo un diagramma di questo tipo. Naturalmente, dal punto di vista matematico, questo proseguirebbe, no? Che va a rappresentare la parabola, appunto. Questo secondo diagramma, che è associato allo strisciamento piuttosto che alle velocità di strisciamento, è il diagramma dello strisciamento assoluto. Ok? Naturalmente questo discorso, questo cambia per quanto riguarda le velocità, per quanto riguarda l'altra parte, e cambia di segno, voglio dire, e quindi ottengo un diagramma di questo tipo. Questo è il diagramma che noi possiamo andare a rappresentare per quanto riguarda lo strisciamento assoluto, che è un andamento parabolico. Ecco, a questo proposito, questa formuletta può essere ulteriormente e facilmente esplicitata, perché, come detto, allora abbiamo che omega 0 è uguale a omega 1 più omega 2, eccola qua, va bene? E questa la possiamo esplicitare anche in questo modo, tenendo conto che tau è uguale a omega 1 su omega 2, ma è anche uguale a z2 diviso z1. Quindi qui posso mettere in evidenza omega 1 che moltiplica 1 più, omega 2 è uguale a, qui abbiamo un z1 diviso z2, ci siete? E quindi questa diventa omega 1 per z2 più z1 diviso z2, e tutto questo può essere sostituito in questa formula. Ci siete? Al posto di omega 0, va bene? Metto al posto di omega 0, naturalmente questa omega 1 e questa omega 1 vanno via, e ottengo una nuova espressione per il calcolo dello strisciamento, più tecnica, che è la seguente. Allora, quindi abbiamo allora un mezzo
Sì. Allora, abbiamo un mezzo Z2 più Z1 diviso Z2, ma il denominatore rimane 1 su R1. Al denominatore rimane 1 su R1, ma R1 è uguale a MZ1 mezzi, quindi qui ho 2MZ1. Questo 2 e questo 2 vanno via, sempre moltiplicato per x quadro diviso il coseno di teta. Ok, allora la formula finale è questa. Allora abbiamo 1 su m, quindi l'inverso del modulo, z2 più z1 diviso z1 per z2 per x quadro diviso il coseno di teta. Questa è una formula analoga alla precedente, da essa derivata, però ha maggiore significato tecnico perché, come vedete, compaiono i numeri denti del modulo e l'angolo di pressione. Quindi devo sostituire solo la x, devo scegliere la x. Se io voglio il valore massimo dello strisciamento assoluto, a x ci vado a mettere lambda a o lambda r. Va bene? E quindi ricavo il valore concreto, numerico, dello strisciamento che io ottengo, diciamo, tra i profili dei denti all'inizio, alla fine dell'ingranamento o durante l'ingranamento stesso. Bene, allora un altro aspetto importante, devo cancellare qualcosa, cancelliamo la parte centrale, come vi ho già accennato, è connesso al ragionamento degli strisciamenti specifici. Questi sono gli strisciamenti assoluti, ma noi interessano gli strisciamenti specifici. Voi dite perché? Beh, perché questo è connesso proprio al dimensionamento delle ruote dentate, perché uno degli aspetti importanti è legato all'usura. È legato all'usura e possiamo anche verificare che, applicando l'ipotesi del Rayet, che sarebbe l'ipotesi dell'usura, secondo la quale il volume di materiale asportato per usura nell'unità di tempo risulta direttamente proporzionale con il lavoro compiuto dalle forze di attrito nell'unità di tempo. L'ipotesi di usura viene applicata non soltanto alle ruote dentate, ma anche nel progetto delle frizioni, nei freni, ok? Cioè in tutti quei fenomeni in cui l'attrito gioca un ruolo importante. E quindi in relazione all'usura viene chiamato in causa lo strisciamento specifico. Lo strisciamento specifico è collegato naturalmente allo strisciamento assoluto. Quindi diamo questa definizione di strisciamento specifico che indichiamo con sigma 1 è uguale al rapporto della velocità di strisciamento per la velocità US, cioè la velocità con cui il punto si muove sul singolo, sul profilo, va bene? E quindi di conseguenza, diciamo, riusciamo a dimensionalizzare. Va bene? Allora, intendendo con S il profilo S, posso indicare anche sigma 2 che è uguale a W diviso la U di sigma come profilo sigma, dove S e sigma sono i due profili coniugati che sono appunto a contatto. La velocità di strisciamento è naturalmente una velocità relativa e quindi è una differenza tra la U di S e la U di sigma, così come
la velocità di strisciamento, perché dipende quale moto relativo andiamo a considerare, lo possiamo intendere come la nomi di sigma meno la di S, cioè il segno opposto, no? Che consideriamo in moto 2 rispetto a 1, 1 rispetto a 2 come moto relativo. Alla luce di questo possiamo dire che sigma 1, operando questa sostituzione, è uguale a 1 meno U di sigma diviso di S. Da quest'altra parte, sigma 2, intesa come strisciamento specifico, è uguale a 1 meno U di S diviso da U di sigma. Va bene? A questo punto, come possiamo esplicitare queste che sono velocità? Però vedete, abbiamo rapporti di velocità, no? E quindi naturalmente sono strisciamenti specifici. Ecco, la cosa interessante è che noi dobbiamo ricordare come sono generati i profili adiabatici. Cioè sono generati dal puro rotolamento, lo ripeto ancora una volta, della linea di ingranamento sulle due circonferenze basi. Quindi se io vado ancora una volta a rifare uno schemino, che è necessario fare, questa è la linea di ingranamento, questo è il punto Ogon 1, questo è il Ticon 1 e questo è Ogon 2, Ticon 2, come abbiamo detto più volte. Ma naturalmente ogni volta vogliamo mettere in evidenza un aspetto diverso, quindi questo è Ticon 0, va bene? Ora, se io vado a prendere un punto qualsiasi sulla linea di ingranamento, per esempio questo, va bene? Se io faccio rotolare questa retta sulla circonferenza 2, ottengo questo profilo. Ci metto una freccetta per dire che parto da questo punto e la faccio rotolare. Ok? Attenzione, perché qui ci sono delle caratteristiche intrinseche proprio di questo particolarissimo profilo, che è l'evolvente di una circonferenza, che se noi ci mettiamo in un punto qualsiasi, è come per esempio in questo punto qui che ho indicato con la crocetta arancione, qual è il centro di curvatura? Ticon 2. Ma attenzione che Ticon 2 non è soltanto centro di curvatura, lo abbiamo dimostrato a suo tempo parlando di cinematica, ma è anche il centro di istantanea rotazione nel moto di rotolamento della retta su questa. Se io faccio rotolare questa retta qui sopra, il centro di istantanea rotazione è il punto di contatto, cioè T2, che coincide anche col centro di curvatura. Va bene? Quindi questo mi aiuta nell'andare a caratterizzare queste velocità. Va bene? Perché questa sarebbe la velocità del punto che si muove sul profilo, cioè proprio questo movimento qui. Quindi questo Ticon 2 in realtà coincide con un Picon 0, li chiamo Picon 0 star, per non confonderlo con questo Picon 0, quello è un'altra cosa, è quello del moto relativo delle ruote, questo invece è quello del moto di rotolamento della linea di ingranamento su quella base, sono due movimenti rigidi diversi, va bene? E quindi qual è la velocità in questo punto? Siccome questo movimento è comunque dettato dalla omega 2, questa velocità, che la indichiamo, se questo è il profilo sigma, che è quello della ruota 2,
la U di sigma, che è questa, la U di sigma a che cosa è uguale? È uguale ad omega 2 per, chiamiamola con A con 2, cioè sarebbe questa distanza qui. Mentre quest'altra la indichiamo con A con 1. Ci siete? Bene, analogamente posso scrivere che la U di S del profilo coniugato sarà uguale a omega 1 per A con 1. Nel tracciamento del profilo S faccio rotolare la retta sull'altra circonferenza base, quindi quello che accadeva per T con 2 ora accade per T con 1, quindi T con 1 va a coincidere con un P con 0 star, diciamo 1. Questo è P con 0 star 2, va bene? Ed ho una velocità che è associata alla omega 1, va bene? Omega 1 per questa distanza, perché questo profilo, questa, è quest'altro, tracciato in questo modo. Bene. Allora, se andiamo alla luce di queste considerazioni a sostituire queste nella definizione dello strisciamento specifico, otteniamo delle relazioni finali, cioè sigma 1 è uguale a 1 meno omega 2 a con 2 diviso omega 1 a con 1. Questo è sigma 1, sigma 2 è uguale a 1 meno omega 1 a con 1 diviso omega 2 a con 2. Ecco, a questo punto vogliamo tracciare un diagramma. Attenzione, il sistema di riferimento è sempre questo: abbiamo riportato le velocità assolute, abbiamo riportato gli strisciamenti assoluti, vogliamo riportare gli strisciamenti specifici. Ok? Naturalmente non rifaccio tutto il disegno, qualitativamente immaginiamo che questo sia tipo 1 e questo sia T con 2, ho una certa posizione di T con 0 che non è a metà tra T1 e T2 per un generico valore del rapporto di trasmissione, e su questo sistema di riferimento, diciamo XY per capirci, in maniera analoga a quanto fatto prima, vogliamo riportare anche gli strisciamenti specifici che abbiamo espresso in questo modo, come sigma 1 e sigma 2. Ok? E allora, le formulette sono queste. Le formulette sono queste. Dobbiamo semplicemente tener conto di quanto segue, cioè a secondo della posizione del punto di contatto, naturalmente, ok? Perché come vedete A1 e A2 sono delle variabili che sono legate alla posizione del punto di contatto lungo la linea di ingranamento. Allora, se per esempio
abbiamo il contatto in T2, per esempio, che cosa succede con il contatto in T2? Cioè vale a dire M, punto di contatto, coincide con T2, quindi di conseguenza A2 è uguale a 0 e A1 naturalmente è uguale proprio al segmento T1 e T2, cioè a lambda, se vogliamo, o comunque lambda A più lambda R, quindi la lunghezza totale del segmento di imbocco. Ma la cosa importante è che noi abbiamo A2 uguale a 0. Ecco, sigma 1, quando ho A2 uguale a 0, a quanto è uguale? A 1. Quindi in questo punto noi abbiamo che sigma 1 è uguale a 1. Quindi ho questo valore, 1, strisciamento specifico. Ok? Qual è il valore della sigma 2 quando A2 va a 0? Come vedete, questo va all'infinito, giusto? Meno infinito, quindi naturalmente questo qui diventa asintotico, giusto? Sto parlando del sigma 2. Quando il punto di contatto invece M coincide con T1, naturalmente succede il contrario, cioè succede che A1 è uguale a 0. Ma quando A1 è uguale a 0, ho che sigma 2 è uguale a 1, questo è uguale a 1, e l'altro va all'infinito, anzi è meno infinito. Ok? Qual è il diagramma? Il diagramma è il seguente, lo tracciamo, va all'infinito, qui da 1 e va all'infinito. Allora, questo è il sigma 1 e questo è sigma 2. Diagramma degli strisciamenti specifici. Ok? Allora, A2 è uguale a 0, quindi sigma 1 è uguale a 1, questi sono i diagrammi. Attenzione che possiamo anche provare queste due funzioni, sigma 1 e sigma 2, hanno valore nullo nel momento in cui il contatto si verifica in P0, cioè quando questo punto di contatto sta in P0, gli strisciamenti specifici 1 e 2 risultano uguali a 0 perché A con 2 risulta, sarebbe P0 T2 e quindi sarebbe uguale ad R2 per il seno di teta, e da con 1 sarebbe uguale ad R1 per il seno di teta. Quando il contatto si verifica in P0. E allora basta andare a sostituire, abbiamo un sigma 1 che sarebbe 1 meno omega 2 diviso omega 1 R2 seno di teta diviso R1 seno di teta. Teta e teta vanno via, ma in P0 questi due sono uguali per la condizione di puro arrotolamento, perché omega 1 R1 è uguale a omega 2 R2, 1 meno 1 è 0. Va bene? Naturalmente lo stesso discorso per sigma 2, questo è il motivo per cui i due diagrammi passano per P0. Allora, abbiamo riportato questi diagrammi
nel tratto T1-T2, ma noi sappiamo bene che qui abbiamo i punti effettivi di contatto che sono M1 ed M2, e questi determinano appunto il limite dei valori di interesse, che sono questi per lo strisciamento specifico dell'una e dell'altra luna. Perché questo è lambda A e questo è lambda R. Abbiamo così ottenuto i diagrammi degli strisciamenti specifici. Allora, ancora un attimo di pazienza, perché volevo chiudere con un'ultima osservazione. Anche per dare maggiore senso a quanto abbiamo fatto a proposito degli strisciamenti specifici, come vi dicevo, ho accennato prima, per quanto riguarda l'usura e quindi l'ipotesi del regno. Allora, il lavoro compiuto dalle forze di attrito nell'unità di tempo è direttamente proporzionale al materiale che viene asportato per usura nello stesso intervallo di tempo. Va bene? E allora, noi possiamo mettere in evidenza questo aspetto. Immaginate che il dente sia fatto in questo modo, però proviamo a darne una vista 3D, per esempio. Allora, il lavoro compiuto nell'unità di tempo è praticamente F per N, che sarebbe la forza di attrito, cioè F naturalmente è il coefficiente di attrito dinamico tra i denti a contatto. Questa è la forza che compie il lavoro, va bene? Per uno spostamento. Uno spostamento lo possiamo calcolare in funzione della velocità di strisciamento. Quindi la velocità di strisciamento che abbiamo indicato con V per un certo intervallo di tempo, diciamo delta t, ok? E questo rappresenta lo spostamento. E questo è il lavoro. Quindi il lavoro è direttamente proporzionale al volume di materiale asportato nell'unità di tempo. E allora, a questo proposito, andiamo a considerare, come vi stavo schematizzando, no? Un fianco del dente visto in 3D. 3D, quindi qui abbiamo una certa lunghezza che rappresenta lo spessore del dente in senso assiale, okay. E questo volume di materiale asportato qui, sul fianco del dente stiamo parlando, ha questo volume infinitesimo del V, avrà uno spessore delta che deve essere moltiplicato per una certa area infinitesima, giusto? Quindi lo spessore delta per la rispettiva area, no? O naturalmente un volume, va bene? Ma questa area dA sarà pari, nient'altro. Quest'area dA è proprio questa che vi ho messo in evidenza, quindi sarà il prodotto di L, lo spessore, per una lunghezza, per l'arco DS di un dente,
proprio quest'area, questo rettangolino tratteggiato, sarebbe l'area infinitesima di A. Va bene? Quindi questo è uguale a delta per L di S. Ma siccome noi sappiamo che il punto si muove sull'arco di evolvente con una velocità, abbiamo visto, che è una US o una U sigla, giusto? Quindi questo DS, che è uno spazio, è pari alla velocità per il tempo, ok? Quindi questo può essere ulteriormente esplicitato come delta L, mettiamoci per esempio la US, naturalmente vale per tutti e due i profili, il DT, ok? Quindi delta per DA, DA è L DS, ma questo DS è uguale a U DT, per quanto detto prima. Benissimo, allora se noi andiamo a questo punto a correlare questo che è il volume asportato con questo che è il lavoro compiuto, naturalmente anche lì conviene fare riferimento a un lavoro, diciamo, che fa riferimento al DT, ma lo facciamo subito, possiamo scrivere quanto segue. Cioè che questo delta, mettiamoci S perché stiamo facendo riferimento al profilo S, analogamente per il profilo sigma, quindi questo delta S L UDS DT deve essere direttamente proporzionale, indichiamo qui il KS, sempre associato al profilo S, della ruota motrice, in questo caso direttamente proporzionale al lavoro, cioè a F M W in DT. Va bene? Questa è l'ipotesi del Ray. L'ipotesi del Ray mette in collegamento questi due aspetti. L'ipotesi interessantissima, utilissima, che ci dà dei risultati che sono molto vicini alla realtà. Ok? Viene utilizzata, ripeto, nelle frizioni, nei freni. I risultati sono più che accettabili. Va bene? Quindi abbiamo questo collegamento. Questo collegamento mi interessa perché dall'ipotesi del Ray io posso andare ad esplicitare delta S, cioè lo spessore di materiale asportato per usura, va bene? Lo vado ad esplicitare da questa equazione, dove questa è una costante, dt dt non c'è più, il coefficiente d'attrito è costante, la n pure è costante, dov'è che sono le variabili? Guardate un po', compare esattamente quello su cui noi abbiamo prestato attenzione, cioè qui c'è una UDS e c'è una W. Va bene? Quindi questo delta S sarà uguale KS F N diviso L, ok, moltiplicato W diviso la US. Ecco, questa è la formula che viene fuori dall'ipotesi del Ray. Quindi il volume di materiale asportato per usura, essendo tutto questo costante, è direttamente proporzionale allo strisciamento specifico, cioè al rapporto di queste due velocità, che sono quelle che noi abbiamo introdotto. Questo è il motivo per cui ci interessa avere questa informazione. Ok? Proprio per la verifica ad usura, che è una sollecitazione importante presente nelle ruote dentate, insieme naturalmente alle sollecitazioni di flessione del dente e sicuramente alla tensione herziana dovuta allo schiacciamento e alle pressioni di contatto. Ok? Questo è
ripeto, lo strisciamento specifico, in questo caso abbiamo il sigma 1. Il discorso può essere naturalmente ribaltato per il profilo sigma e quindi per lo strisciamento specifico sigma 2, ma noi siamo in grado di calcolarlo, addirittura di diagrammarlo in questa maniera, e ci torna utile poi in fase di dimensionamento per la verifica a misura. Va bene, allora ci possiamo fermare qui su questa parte, e quindi la lezione di oggi è conclusa.